Un'auto officina e una ditta tessile, entrambe abusive e sconosciute al fisco, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, che ha anche denunciato due persone, una delle quali per reati ambientali. Nell'auto officina, i finanzieri di Ottaviano hanno messo i sigilli a diversi macchinari utilizzati per la riparazione delle vetture e, soprattutto, 3 tonnellate di rifiuti e 500 litri di olio esausto. Il gestore, un 54enne, è stato denunciato. I militari hanno individuato e sequestrato anche una ditta tessile nel quale c'erano, tra l'altro, tre lavoratori in nero. Le fiamme gialle hanno denunciato un 47enne di origini cinesi per reati ambientali e per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I militari hanno messo i sigilli a un immobile di circa 200 metri quadrati che ospitava l'azienda, numerose attrezzature professionali, oltre 120.000 capi di abbigliamento neutri, ancora senza marchio. Nonché circa 90.000 accessori tra cartellini, stampelle e bottoni che sarebbero stati utilizzati per completare e rifinire prodotti semi lavorati per l'immissione sul mercato.